Buongiorno e buon pomeriggio a tutti dal Milanista Pazzo. Siamo qui a registrare questo nuovo video. Parliamo un po' di Serie A. Come vedete di nuovo lo sfondo dietro la TV, rosso. È una cosa che ho dentro nel giorno del mio compleanno. Mi sono passato un po' di tempo a montare il LED. Come li ho montati nella scrivania, poi magari qualche volta farò vedere un po' la mia postazione nella mia scrivania. Anzi, fatemi sapere se volete un video della mia postazione qua in scrivania. E io poi magari lo farò. Parliamo comunque di Serie A. Oggi è il giorno decisivo della Serie A per vedere se continua o non continuerà. Ci sono tante idee, magari, non so, la prima forse quella di fare noi le altre partite a porte chiuse, o quella, il piano B è pure di fare magari con le, a porte aperte però in campi neutri. Che significa? Che nelle regioni magari più colpite che hanno ancora un forte dubbio se il virus può ritornare o no, fare trasferire le squadre in altri comuni, qua si parlerebbe qui a sud, molte società del nord farle venire qui a sud a giocare, non so se è fattibile. Per me, se volete farle continuare il campionato, fatelo continuare pure, ma a porte chiuse. Non vogliamo, per ora, in questa situazione, in questo periodo, sappiamo bene tutti quello che stiamo vivendo in questo momento noi italiani. Non parlo in singolare, ma parlo per tutti gli italiani che magari il virus l'hanno vissuto pure in prima persona. Qua o si fa porte chiuse il campionato, o il campionato non continua. Per me può pure non continuare. In questo momento ancora non siamo pronti per fare un campionato convivendo con il virus. Noi, la fase 2 è stata fatta per a vedere la convivenza degli italiani con questo virus, perché se qua fa qualche giorno riscoppia di nuovo i piccoli contagi, qua richiuderanno tutto. Io penso che chiuderanno tutto se continua così. Non dobbiamo scherzare su queste cose, dobbiamo stare attenti, ok, magari l'uscire ma con prudenza, rispettando le norme di sicurezza che ci hanno imposto. E il calcio con i tifosi non è quello che non rispetta le regole, il calcio con i tifosi, perché il metro di distanza nel calcio è impossibile tenerlo. Dovrebbero vendere tot biglietti, tot biglietti e mettere uno distanziato dall'altro. Ma poi per le macchine si può dare il calcio, un gol, un esultante, che può a tutti può sfuggire di andare vicino a un tifoso e risultare insieme. Come i teatri, i cinema, le cose ancora, e le discoteche ritorneranno probabilmente fra un anno, ripartiranno il calcio con i tifosi, però in questo momento ce lo dobbiamo scordare. Lo so che può sembrare strano, ma per ora ci dobbiamo fare un'abitudine. E solo così, evitando molti assembramenti, potremmo ritornare presto alla normalità. Magari chissà che magari fine estate
abbiamo la buona notizia che l'Italia ha superato il momento. Vediamo ora in tornato cosa ci comunica la sera, se continua, come continua, e poi andremo a commentare la decisione, se essere contenti, essere arrabbiati, se è giusto o non è giusto la decisione che sarà della Serie A. Del Milan purtroppo non sappiamo ancora niente del fatto della Serie A. So che ci dovrebbe essere un incontro, non so se oggi, in questi giorni, se già l'hanno fatto, non l'hanno fatto, questo non lo so. Però quando usciranno le novità farò subito il video e vi aggiornerò pure io. Comunque il video finisce qua. Ho fatto un mio video per quanto riguarda la Serie A, che per ora nel mondo del calcio italiano è uno dei argomenti più principali, se continua o non continua la Serie A. Io ho detto la mia, se dobbiamo farlo per forza con i tifosi e trasferire le società al nord, per me non va bene. O porte chiuse o fermate il campionato. E questa stagione non verrà contata. Il mio pensiero è questo. Vi invito a mettere un like, condividere e commentare questo video e fatemi sapere quello che pensate voi sia su questo video della Serie A sia quella cosa che ho detto all'inizio, fare magari un video della postazione mia dove registro i video, come registro, magari con che cosa registro i video, faccio vedere un po' il mio materiale. Poi il prossimo video, domani non uscirà nessun video, vediamo se farlo uscire domenica o lunedì. Tra domenica e lunedì dovrebbe uscire un altro video, sempre comunque se ci sono argomenti, se no, non trovo argomenti interessanti da cui trattare, il video salterà. Ma comunque, seguitemi su Instagram che io lì poi metterò comunicazioni se uscirà o non uscirà il video. E seguitemi pure sulla mia pagina Facebook e se volete poi su TikTok. Cioè, il video finisce qua, ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti.